Media per il Sociale oggi si occupa di anziani ed è qui con Lino Portas, il coordinatore della provincia di Cagliari dell'Auser, e con Sergio Vistosu, che è il presidente dell'Auser di Assemini. Lino, di che cosa si occupa esattamente l'Auser? Come svolge la sua attività e come è radicata nel territorio della provincia? Si occupa in effetti di tutto ciò che può essere un momento di fragilità, debolezza, necessità di cui l'anziano, però mi consenta, anche il non anziano, finalmente noi diciamo fra di noi così in modo scherzoso ma reale, da 0 a 100 anni, per essere molto chiari, cercando in qualche modo di essere vicino alle persone che hanno maggiormente bisogno, anche un bisogno economico che oggi sente tantissimo. Come lo svolgiamo questo nostro impegno? Con un insieme di volontari. Il maggior numero sono volontari anziani, già in pensione, che vivono la diretta realtà proprio della difficoltà, oltre che dell'età, anche della situazione economica e sociale, e si prodigano in questo caso ad essere insieme a noi, loro stessi, quindi associazione, e intervenire in questi casi. Con quali mezzi? In grande misura di autofinanziamento, laddove questo è possibile grazie anche all'intervento degli enti pubblici, quelli più locali, quello provinciale, il regionale, alcune fondazioni bancarie, sempre però con dei progetti ben distinti, ben definiti, ben mirati e quindi calibrati a quelle certe realtà. In quali sedi? Qui è la nota ancora più dolente: alcune amministrazioni locali hanno trovato la possibilità di piccole sedi da concederci in comodato d'uso, altre associazioni non specificatamente rivolte agli anziani, ma del sociale. Mi riferisco anche fuori dai termini alcune realtà sindacali nostre, da cui noi poi storicamente, come altre realtà, proveniamo. In effetti, quindi la CGIL nelle sue sedi più disparate, laddove è possibile, ospita l'Auser per lo svolgimento delle sue finalità. Se non sbaglio, l'Auser ha un numero verde nazionale al quale si possono rivolgere gli anziani e tutti coloro che ovviamente hanno richieste da fare legate alla terza età. Ci può dire come funziona e quali sono, per sua esperienza, le maggiori richieste che vengono fatte al vostro numero? Sì, le maggiori richieste forse le potrà illustrare meglio chi le vive proprio sul territorio, specificatamente in questo caso Sergio come Assemini. Come funziona? È un numero nazionale. La persona che telefona da un numero fisso, fa questo numero verde, viene catturata attraverso il codice telefonico della zona di riferimento. Chiade questa telefonata su un centro d'ascolto voluto da noi come Auser regionale, in questo caso per la nostra provincia è quello di Assemini. La richiesta viene dove un piccolo centro di ricezione telefonica, ci sono operatrici di non giovane età ma efficientissime che lavorano diverse ore al giorno, tutti i giorni materialmente tranne quelli festivi. Ricevuta la richiesta di, la chiamo così genericamente, di soccorso, comunque di informazione di aiuto, questa viene accolta, viene rubricata, perché è obbligatorio che si risponda poi anche di queste richieste, e viene poi demandata al comune o direttamente interessato, perché esiste lì una unità locale Auser, o la più vicino possibile al comune che è sguarnito come unità locale Auser, ma che può essere invece aiutato dal comune vicinorio. Che cosa abbiamo? In sintesi, andiamo da chi chiede una maggior nostra possibilità di aiuto, di accompagnamento dal proprio domicilio alla realtà ospedaliera, realtà di assistenza medica, persone che chiedono invece informazioni su una serie di corsi che noi facciamo. Un'importante associazione, quella di Assemini, molto attiva. Ci racconta un po' questa esperienza dell'Interland di Cagliari, o di un paese che ha le porte di Cagliari, molto importante? Sì, ad Assemini, diciamo, l'Auser è nato una decina d'anni fa. C'è una grande partecipazione come potere associativo dei cittadini. Siamo arrivati ad essere
diciamo nell'anno 483, quindi tantissimi. Le difficoltà che possono essere su Assemini sono nel reperire i volontari. In effetti, sui 12 volontari che frequentano il nostro centro di ascolto, 10 non sono di Assemini, sono dei cittadini che si sono trasferiti, si sono guardati intorno e per integrarsi socialmente hanno scelto l'Hauser. È lo stesso, in effetti, lo stesso, io dico, apporto che ho avuto io, perché si è lavorato tanto tempo, io lavoravo in ferrovia e la mia giornata era chiaramente cadenzata, si usciva la mattina e si rientrava la sera. L'essere presidente dell'Hauser mi ha portato a conoscere tante di quelle realtà, tante di quelle situazioni, che ha dell'incredibile quanto io mi sento gratificato da queste storie di queste persone. Anche stamattina dicevo che ecco appunto, ce ne racconti almeno una. Dicevo che la macchina che io accompagno queste persone è una specie di confessionale, perché le persone anziane si confidano, situazioni familiari, non so, la figlia che si è lasciata col fidanzato dopo tanti anni pur avendo preparato tutto il corredo, e questa cosa a me mi gratifica. Poi magari si vergogna, dico, mi raccomando questa cosa che non la racconti a nessuno, dico, ma sta scherzando signore, e ripeto la battuta, sembra un confessionale, qua ne so di studi, ho detto adesso. Quindi questa cosa, ripeto, veramente c'è tanto sacrificio da parte nostra come volontari, perché come diceva Lino, principalmente la nostra attività è accompagnare le persone che hanno bisogno presso le strutture sanitarie. E noi arriviamo, quando avevamo due macchine con tanta partecipazione, a portarne anche 2300 e passa all'anno, è tutto certificato, perché risulta la chiamata nel numero verde che viene registrata. Poi noi mettiamo sul sito, che a livello regionale possono controllare perché l'accesso è libero per tutti, e sul cartaceo, in effetti l'anno scorso, di fronte a difficoltà che avevamo, sono venuti due consiglieri in maniera molto tranquilla e hanno voluto vedere un po' il nostro cartaceo, e dico, ah, in effetti, e detto, perché noi operiamo concretamente. Storie ce ne sono tante, per esempio la persona che magari io ho accompagnato, me lo diceva ieri sera, e siamo rimasti dalla mattina, poi sono andato a riprenderlo e l'ho rivisto, mi ha detto, sai che sono dovuto riandare, cosa era successo? Ho lasciato la ricetta e non ho voluto più disturbarlo, perché hanno questa delicatezza, cioè chiamano solo se hanno estremamente bisogno, e purtroppo persone che ne hanno bisogno ce ne sono tante. Alcune iniziano a chiamare per accompagnarli a fare la spesa presso questi grandi discount, cosa che io prima mi rifiutavo di fare, perché la chiamata e accompagnare presso una struttura ospedaliera è molto più importante. Quindi in tarda mattina, quando io sono libero, dico vabbè, ci sentiamo, eventualmente ci andiamo. La cosa invece che mortifica è che adesso sta accompagnando molti alla Caritas in Viale Fregnazio, alla Croce Rossa per prendere i medicinali. Proprio domani deve accompagnarne uno, un grande carico, dice, di riserve alimentari. Alla Caritas in Via Po, che è strano, lì trovi il cartello il mese scorso e dice abbiamo finito le risorse, riapriremo il 3 di giugno. Scusa, se uno ha bisogno adesso il 3 di giugno cosa avviene? Cioè ha bisogno adesso. Quindi queste richieste stanno aumentando, perché la povertà è veramente... Ho accompagnato anche persone in Piazzetta San Sepolcro a chiedere il prestito solidale. Prestito solidale, però vogliono garanzie. Se tu non hai garanzie non te lo danno. Ma scusa, se uno ha una busta paga e lavora non sta chiedendo... Cioè queste sono le contraddizioni. Cioè contraddizioni che ti fanno male, perché c'è stato qualcuno che ha detto lei me la dà una garanzia. Gli ho detto bella mia, se dovessi dare garanzie a tutte poi in casa mi mandano via. Per chiudere, appunto, questo è gli esempi che ha fatto Sergio sono esempi anche di nuova povertà. È ovvio che la crisi colpisce tutto, ma colpisce ovviamente con maggior forza i più deboli, e gli anziani rientrano tra i più deboli. Per soddisfare ovviamente quindi questi bisogni, in particolare quelli degli anziani, l'Hauser ha sicuramente bisogno di più volontari. Lei mi ha detto, Lino, che ci sono delle parti della provincia che sono un po' scoperte. Vogliamo rivolgere un appello in particolare a quelle zone per rafforzare la presenza dell'Hauser in tutto il territorio provinciale?
Sì, grazie Alessandro. Accogliendo volentieri l'indicazione di quale appello rivolgere, di che cosa fare materialmente per questa nostra realtà, chiunque ci sente, chiunque ci può seguire in qualche modo, lo invito davvero caldamente, iscrivetevi a Lauser. Non è una richiesta, tra virgolette, di bandiera, ce ne sono anche altre associazioni molto importanti. Iscrivetevi comunque a Lauser, iscrivetevi a chi nel sociale opera, dateci una mano d'aiuto con la vostra buona volontà. Un giorno alla settimana, un'ora alla settimana, un giorno al mese, va benissimo. Tutto quello che arriva da voi è tutto oro che cola, è tutto roba in più, attività in più, ricchezza in più che diamo agli altri. Ci sono persone che ogni giorno compiono missioni straordinarie. Affrontare le difficoltà dei mercati. Avventurarsi verso luoghi lontani. Sfidare forze misteriose. E farsi i fatti degli altri. Ma la missione straordinaria è fare tutto questo per chi ha bisogno. Ed i volontari del Filo d'Argento aiutano ogni giorno gli anziani soli con la consegna della spesa o dei farmaci, con il trasporto protetto per visite e controlli medici, l'aiuto per piccoli e grandi problemi a domicilio e la compagnia telefonica, oltre ad opportunità di svago e di intrattenimento presso i nostri circoli. Hauser Filo d'Argento. Persone straordinarie.